signor temperatore? Eh sì. Ah, ma la telecamera non è Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. E con il tuo spirito. Saluto e ringrazio a nome di tutti oggi per questa Via Crucis particolare, ma maggiormente sentita, direi, Eccellenza, e la ringrazio davvero che ha voluto scegliere l'Istituto di Catanzaro sia per fare gli auguri alla cittadinanza appena fatti all'esterno dell'Istituto e sia per celebrare la Via Crucis. La ringrazio molto a nome di tutto il personale che mi sta aiutando in questo momento difficile. Educatori e polizia penitenziaria stanno facendo dei sacrifici enormi per venire a lavorare in questo momento particolare. Però devo sottolineare anche la grande responsabilità dei detenuti. Lei ha visto che le notizie che arrivano sui penitenziari, perché sono sovraffollati, perché ci sono tantissimi problemi, che in un momento come questo si acquiscono e diventano difficili. Quindi io mi sento oggi di ringraziare tutta la popolazione detenuta per la responsabilità che ha dimostrato nel non avere i contatti con i familiari, per non poter abbracciare i figli e per rimanere spesso nell'ozio, visto che le scuole e tutte le attività sono sospese. Io credo davvero che oggi questa Via Crucis abbia un significato simbolico molto importante e la voglio ringraziare perché sia davvero una bella rinascita. In questa Via Crucis ci stringiamo spiritualmente a tutti coloro che sperimentano la fragilità e il tormento per l'epidemia del coronavirus. Non vogliamo dimenticare nessuno. O Signore, aiutaci a comprendere il mistero di amore che è racchiuso nella croce del tuo Figlio Gesù. L'amato è ucciso, il vivente che si è sacrificato per noi. Mentre siamo smarriti per il dolore di tanti fratelli, per il calvario dei medici e degli infermieri, per l'ansia di tante famiglie, noi guardiamo al tuo mistero di dolore e di amore. E mentre portiamo la nostra croce, preghiamo per chi la sta portando ancora più pesante. Pensiamo ai malati contagiati dal Covid-19, che sono in agonia, senza poter essere assistiti dai loro familiari. Pensiamo alla inquietudine dei detenuti, ecco perché sono qui con voi. E invochiamo su tutti lo Spirito Santo, sia Lui a dare conforto a tutti. Ti saluto, Croce Santa, che portasti il Redentore. Gloria, lode e onore ti canta ogni lingua ed ogni cuore. Stazione prima. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Perdonaci, Signore. Improvvisamente, come italiani, ci sentiamo respinti dagli altri popoli. Quando non abbiamo capito l'umiliazione di chi era discriminato e guardato con sospetto, perdonaci, Signore. Signore Gesù.
Amen. Amen. Ti saluto, Croce Santa, portati del cuore. Adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce eletti il mondo. Come un miracolato, uno di quelli che Gesù ha innalzato dalla croce, lì caduto a terra. Lui così potente, da vincere ogni sorta di male, ora è schiacciato. Tu ci hai perdonati, ti ringraziamo, Signore, perché continuamente ti prendi cura di noi. Ti ringraziamo, Signore. Signore Gesù, per la tua misericordia, guariscimi dalla lettera del peccato. Risali i miei occhi perché contemplino le tue meraviglie. Ridona rigore al mio cammino dietro di te. Risali il mio cuore perché possa amare i fratelli come li ami tu. E ora, dona il nostro sostegno e che in ospedale, in isolamento. Stazione quarta. Gesù incontra Maria sua madre, ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce che con dedizione accompagnano la crescita dei figli e che vivono l'inquietudine di questi giorni, dona la tua grazia, Signore. A tutti i genitori che piangono per la morte di un loro figlio, dona il tuo conforto, Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona Pasqua. Virtualmente abbraccio tutti e vi dico ancora grazie. Il Signore è con noi, arrivederci. E lei di là che guarda. Anche questa è fantasia. Ah sì, fantasia quando abbiamo finito. Bellissimo. Buongiorno.